In Rio Novo, a Venezia, c'è una centralina unica in Italia, una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria relativa al traffico urbano, uguale a quella di Mestre e di tante altre città, ma collocata ovviamente a monitorare quali tracce possano essere lasciate dalle imbarcazioni. L'ARPA, in accordo con il Comune Lagunare, l'ha attivata nel 2017, ma i dati non hanno convinto i tassisti privati delle varie cooperative, che unitamente ai trasportatori di merci possono utilizzare il Rio Novo con numerose limitazioni. E così hanno incaricato lo studio di un ex assessore provinciale all'ambiente, Ezio Davilla, per la valutazione e il confronto dei dati rilevati, che danno effettivamente risposte di cui tener conto. Devono essere bene analizzati perché bisogna prendere delle decisioni idonee. Emerge che per il parametro che sembrava a rischio, cioè il biossido di azoto, in 3 anni di analisi non è mai stato superato il limite di legge per la salute umana dei 200 microgrammi per metro cubo come media oraria. Emerge anche che le analisi fatte in modo estemporaneo per attribuire la responsabilità delle emissioni a una categoria di trasporto piuttosto che un'altra, se fatto su un periodo di mediazione limitato, una giornata per esempio, porta a dei risultati sbagliati. Le curve fatte sul solo trasporto merci o il solo trasporto taxi erano fortemente sfalsate rispetto alle medie annuali. Per fare una piccola sintesi estrema anche, Rio Novo è una piccola parte dell'anello, se vogliamo, del traffico di Venezia. Spostare da qui il traffico farebbe fare un giro più ampio e tutto quanto. E questo cosa indica con i dati? Questo è il problema. Oltre a portare a dei miglioramenti limitati, il provvedimento sposta in altre parti della città e anzi lo peggiora il problema, perché per fare un percorso doppio o triplo, che è quello richiesto dai provvedimenti di limitazione, le barche corrono il doppio e il triplo e quindi inquinano il doppio e il triplo, che è esattamente in contrasto con quello che chiedono le autorità sanitarie, risolvere i problemi in modo strutturale e non in modo estemporaneo. Noi vogliamo partecipare attivamente alle decisioni del traffico nella città storica, perché appunto qualsiasi decisione presa dall'amministrazione incide parecchio nell'attività, ma anche nella vita stessa della città. Si diceva del fatto di motori diversi, anche altro. Cosa potete direttamente fare? Ma cosa avete fatto fino a questo momento, anche soprattutto? Beh, a bordo dei nostri motoscafi abbiamo i motori più ecologici attualmente disponibili e che noi possiamo installare a bordo dei nostri mezzi.